libro, per esempio, Walter Ferrato. Chi è Walter Ferrato? Beh, anzitutto un amico, nel senso ontologico del termine. E di questo termine oggi purtroppo se ne sono persi nozioni ed esempi. Poi un pianista, nel senso deontologico del termine. E non uso aggettivi perché stonerebbero. Un fine musicista, un colto musicologo, che avrebbe meritato più attenzione e maggior riconoscenza. E ancora un virtuoso nell'arte sua, che ha saputo attraversare l'arco della sua vita con generosa solidarietà e comprensione, sia nell'insegnamento come nei rapporti umani, senza mai ricorrere a battage pubblicitari, senza mai pretendere quanto pure gli sarebbe spettato, senza mai ergersi a borioso giudice o presuntuoso esperto, ma sempre, sempre misurato. Onestamente severo, sì, quando era chiamato a presiedere o a far parte di giurie, devotamente innamorato dell'arte sua, fino a dedicarle ogni momento della sua esistenza. Un illuminato docente che ha preparato ed avviato la professione, o anche solamente all'arte del bello e del buono, intere generazioni di giovani talenti. Un personaggio mite e segreto, talvolta persino timido, ma allo stesso tempo deciso e risoluto. Un raro, inconsueto protagonista, ma schivo e alieno dalle luci della ribalta. Un uomo come, per esempio, Walter Ferrato.